Buonasera, mister Birandè. Buonasera. Buonasera e complimenti per questa vittoria. Era da tempo che non vedevamo tre gol della nostra prima squadra. Che cosa è successo in settimana? Ma è successo come tutte le altre settimane. I ragazzi hanno lavorato molto bene. Anche quando i risultati non arrivavano, avevamo sempre delle buone prestazioni, rovinate poi sempre nel finale delle partite. Adesso sono 2 domeniche che contro 2 squadre accreditate per vincere il titolo in questo girone. Siamo riusciti a fare 2 vittorie consecutive che ci portano in acque un po' più tranquille. Possiamo lavorare ancora con più serenità e più entusiasmo perché si tratta di una squadra giovane che ha bisogno di entusiasmo per lavorare. Ma devo fare complimenti a tutti i ragazzi, non adesso che hanno vinto le partite, ma nel periodo dove perdevamo. Non sono mai abbattuti, hanno sempre lavorato con serietà, con impegno e poi queste ultime 2 domeniche i risultati li abbiamo fatti. Cioè, parlando un po' della difesa, anche se avete subito un gol su un rigore, diciamo piuttosto dubbio, quali aspetti difensivi l'hanno soddisfatta di più oggi? Ma oggi i nostri difensori sono stati molto attenti, che avevano di fronte degli attaccanti di categoria, cioè Dal Masso, Rastrelli e poi è entrato anche Ponsa, che è un giocatore di un'altra categoria Tanta roba. proprio. E siamo stati bravi a non concedergli niente, perché poi parte un paio di tiri da fuori nel primo tempo, non è che abbiamo avuto occasioni importanti durante la partita. Noi ne abbiamo avuti ancora di più, però sono molto contento che stiamo andando in gol adesso con tutti i ragazzi, i centrocampisti. Rientrato Re oggi è andato in gol, è una grande soddisfazione questo. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada qua, perché siamo ancora all'inizio del campionato, siamo alla sesta giornata, quindi c'è ancora tanta strada da fare, bisogna sempre migliorare. Quindi, qual è stato il momento della partita che ha fatto la differenza cambiando l'inerzia a vostro favore? Dopo il pareggio loro poteva esserci un contraccolpo psicologico, invece c'è stata una reazione subito per cercare di andare a riprendere la vittoria, perché abbiamo avuto un'occasione con Tatili da solo nell'area piccola che ha tirato alto prima del gol che è poi arrivato, quindi siamo riusciti a stare lassù, a provare a vincere la partita, abbiamo voluto vincere e alla fine abbiamo vinto. Ultima domanda e poi andiamo a mangiare. Dopo questa vittoria, come vi preparerete per mantenere la stessa intensità per le prossime partite, anche se saranno particolarmente difficili? Faremo una settimana tipo come stiamo facendo, questa è addirittura la settimana che c'è anche il quarto allenamento, quindi lavoreremo forte per arrivare poi domenica a essere pronti che andiamo a giocare contro una grande squadra, la Luesa, anche se oggi ha perso, però una squadra fatta di giocatori di categoria superiore. Sarà durissima domenica, però dobbiamo farci trovare pronti. E noi saremo con voi. In bocca al lupo per il proseguire del campionato e forza Vanchiglia. Grazie, sempre Grazie, Forza Banchiglia. buona serata. Grazie.